Oggi parleremo di un vinile particolare. E non volevo neanche tralasciare questo tipo di musica. Allora, vi dico una cosa. Lui fa parte di quei musicisti un po' maledetti. A voi può venire in mente un po', non so, Jim Morrison, Kurt Cobain. Andiamo indietro nel tempo. Allora, vi dico una cosa. Siamo 1800, perciò andiamo proprio indietro. Allora, ho sognato di affogare nel Reno, annotò su un foglietto, all'età di 19 anni, e inconsapevolmente stava già prevedendo il suo destino. Perché? Poi ci arriviamo. Non poté coronare il sogno di diventare un grande pianista a causa di esperimenti intensi a cui si sottopose per perfezionare la sua tecnica pianistica e gli causò la perdita dell'uso del medio della mano destra. Stiamo parlando di Robert Schumann. Siamo andati a toccare anche questa musica. Perciò sono delle curiosità. Potrete anche ascoltarla, adesso capirete un attimino il perché ho detto un po' maledetto, perché arrivò a comporre sotto l'influenza degli spiriti che gli parlavano, cioè a suo dire dei fantasmi. Gli spettri che gli parlavano erano allucinazioni uditive. Allora, adesso vi faccio per farvi capire, cioè la sua tranquillità. Questo è Schumann. Tentò il suicidio tentando di gettarsi nel Reno. La tranquillità e l'esplosione. Si salvò e fu internato in un manicomio, dove poi è morto solo. Il suo epitaffio, qualunque sia l'età, la gioia e il dolore sono mescolate. Rimani fedele alla gioia e sii pronto al dolore con il coraggio. Niente, io penso che abbia fatto una rivoluzione come tecnica pianistica pazzesca. Ascoltatelo, andate a sentire. Oltre alla vita che ha fatto, era un vero genio. Abbiamo sentito anche questo genere musicale. Ci aggiorniamo e ci sentiamo.